qui a San Siro per assistere alla vittoria del Belgio sulla Spagna in un pomeriggio a tratti molto caldo. Kubala ha cambiato solo Dani con Juanito, mentre Tissa ha riconfermato tutti i suoi dell'incontro con l'Inghilterra. Passano per primi i belgi al sedicesimo. Coleman porta in avanti la palla, poi serve Gerets che batte Arconada forse in leggero ritardo. Questa azione sembra la ripetizione di diverse altre che il Belgio non era però riuscito a concludere favorevolmente. La Spagna reagisce e raggiunge il pareggio. Punizione di Juanito per la testa di Chini, nulla da fare per il portiere belga. Poco dopo questa segnatura, Asensi è costretto ad abbandonare il campo. Evidentemente non ha assorbito la botta che aveva subito nell'incontro con l'Italia. Per la Spagna sarà una grossa perdita. Infatti nella ripresa, dopo che Arconada in chiusura di tempo è bravissimo a deviare questa punizione di Van der Elst, gli iberici si buttano in avanti tentando la via dei cross dal fondo per evitare il fuorigioco attuato dai belgi. I cross dal fondo sono però facile preda degli spilungoni in maglia bianca. Il Belgio gioca di rimessa e sembra subire le sfuriate degli spagnoli. Questi dimostrano la loro scarsa consistenza in attacco e si scoprono in difesa. Ecco un ennesimo tentativo da parte delle Furie Rosse. Anche questo tiro finisce fuori. I belgi passano in vantaggio. Coleman serve Cole, il quale batte Arconada. Sul passaggio di Coleman c'è una deviazione di un difensore spagnolo. L'inconsistenza degli spagnoli a questo punto diventa ancora più evidente. La zona dei belgi diventa pressoché insuperabile, il fuorigioco ferma tutti i tentativi degli uomini di Kubala, mentre il Belgio chiude sbagliando alcune facili occasioni.